Buongiorno e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Dopo il focus sul Vietnam e sul Brasile, oggi continuiamo nel percorso di esplorare, grazie sempre dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Regno Unito, che si colloca al di sopra della media europea in termini di sicurezza personale, qualità ambientale, impegno civile, relazioni sociali, stato di salute, occupazione e guadagni, reddito e ricchezza, istruzione e competenze e benessere soggettivo. Oggi abbiamo ospite proprio di OK Italia Parliamone per parlare delle opportunità per le nostre imprese nel Regno Unito, il vicepresidente della Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito, Stefano Potortì, imprenditore con varie attività nel paese. Buongiorno Potortì. Buongiorno. Potortì, il lockdown da coronavirus inizia a pesare purtroppo nettamente anche sull'economia britannica, che si contrae del 5,8% mensile in marzo. Quindi il PIL britannico tende ad affondare, Londra va verso una recessione record. In netto calo a marzo, mentre il dato trimestrale segna un meno 2%. Dato che a Londra il lockdown è iniziato soltanto il 23 marzo, il peggio sembra che debba comunque ancora venire, nonostante, ricordiamolo però, che questo meno 2% sia comunque un dato notevolmente migliore del meno 3,8% dell'Eurozona, però segna comunque per il Regno Unito il calo peggiore visto dalla fine del 2008. In che modo, Potortì, durante l'emergenza Covid-19, il governo inglese ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende? Partiamo dal presupposto che è ovvio che ci sia un rallentamento forte a seguito di un evento imprevisto e imprevedibile che ci ha presi tutti di sorpresa a livello mondiale. Quindi la cosa che in un certo senso rassicura è che il Regno Unito comunque abbia subito meno danni o stia subendo meno danni dal punto di vista economico di altre nazioni. Diciamo che da questo punto di vista il governo è intervenuto in maniera molto rapida e in maniera molto efficace a supporto delle piccole e medie aziende, perché hanno comunicato in tempi molto brevi, da quando è scattata l'emergenza, che avrebbero messo in piedi una serie di misure. La più eclatante, se così la possiamo definire, è la creazione, la dico all'italiana, di questa cassa di integrazione mai esistita nella storia del Regno Unito, che avevano comunicato sarebbe stata realizzata entro la fine di aprile, messa in piedi, ma poi retroattiva dal primo di marzo. Ricordo che più o meno una decina di giorni prima della fine di aprile il portale era già pronto e operativo, e l'ho sperimentato sulle mie aziende. Era estremamente facile fare la domanda per ottenere questi contributi di cassa integrazione, che in realtà coprivano, sono ancora attivi e sono stati estesi fino al 31 di ottobre con vari scaglioni, coprono fino all'80% del salario del dipendente, fino a un massimo di 2.500 sterline, che comunque è una cifra non banale per poter vivere, perché hanno preso come parametro di riferimento lo stipendio medio nazionale, e poi l'hanno rapportato anche a quello medio di Londra, e di là hanno fatto i dovuti calcoli. Quindi questa è stata la prima misura molto importante, che ha consentito agli operatori e agli imprenditori di respirare, perché in questo momento di grossa difficoltà il primo segnale che ci doveva essere dato come imprenditore era proprio quello di dire: ok, respirate e iniziate a ragionare su come poter fronteggiare l'emergenza, sapendo che economicamente non vi lasciamo a piedi. Io stesso ho fatto domanda per le varie aziende e i soldi sono arrivati nell'arco di 5 giorni da quando è stata fatta la domanda. Ecco, ma che sappia, queste risorse sono arrivate a tutti i lavoratori o, come nel caso italiano, ci sono ritardi notevoli? Allora, per quello che so io, perché ho avuto la fortuna anche di riprendere un corso organizzato da Goldman Sachs che ho fatto 5 anni fa, che in questo momento racchiude 450 imprenditori di piccole e medie imprese sparsi sul territorio, nessuno ha avuto problemi, quindi l'hanno ricevuto sostanzialmente tutti, nei tempi, nei famosi 4-5 giorni che erano indicati sul sito internet. Quindi da questo punto di vista c'è stata molta efficienza.
Forse la cosa che ha giocato a favore è lo spirito da sempre basato sulla buona fede del mondo anglosassone. Quindi si è detto, non andiamo a mettere dei paletti burocratici troppo complessi per far arrivare questi soldi, facciamoli arrivare, i controlli arriveranno dopo. E così è stato anche per delle forme di rimborso dei business rates, che sono le tasse sugli immobili comunque che sono stati dati alle piccole e medie imprese, e in più c'è questo famoso prestito che varia in termini di entità in base al fatturato e alla dimensione dell'azienda, al 100% garantito dallo Stato, ripagabile in 6 anni. Anche là posso confermare che addirittura tra fare l'application e ricevere i soldi sono passati 3 giorni, sostanzialmente. Tempi veramente giusti e rispettosi delle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Ma Potorti, qual è la situazione attuale Covid-19 nel Regno Unito? Si è ritornati regolarmente tutti a lavoro? Ecco, in Italia siamo nella fase 3. In che fase siamo in Inghilterra? Ricordando appunto che è iniziata la pandemia successivamente alla data italiana, o ci sono ancora restrizioni? Ci sono ancora restrizioni che vengono via via rallentate, quindi rese meno rigide nell'arco del tempo, ma ancora siamo in una fase in cui molti business sono ancora chiusi. Parliamo ad esempio della ristorazione piuttosto che dell'hotellerie, anche se la ristorazione in parte si è reinventata, magari ne parliamo dopo nel dettaglio. Quello che possiamo dire è che ad oggi siamo in una fase in cui ancora molti dei business non hanno ripreso, se non con formule molto basate sull'online, e siamo in una fase in cui molti business stanno ancora cercando di riorganizzarsi per capire dove saranno, non fra un mese, 2 mesi, ma dove saranno magari fra un anno, perché è opinione di molti che dovremo convivere con questa situazione, cercare di adattarci il più possibile per riprendere il business, sapendo che non ritorneremo comunque ai livelli pre-Covid in tempi troppo brevi. Quindi siamo ancora in una fase in cui il business non è ripreso al 100% a seconda dei settori, anche dove si lavora a ritmi pari al 100%, comunque lo smart working continua a farla da padrone perché la tecnologia ci aiuta. Diciamo che comunque il clima è un clima, dal punto di vista economico, di ottimismo. E questo è molto importante. E tra gli aspetti che attraggono di più i nostri imprenditori da sempre ad aprire attività nel Regno Unito, ci sono sicuramente alcuni aspetti. Uno di questi è una tassazione estremamente favorevole per le imprese, che si attesta intorno al 19, anzi proprio al 19%. Poi è anche importante un costo del personale relativamente basso, perché incide per il 13,6% sul costo aziendale, e anche la certezza e velocità del diritto. Come incidono questi aspetti sul fare impresa oggi nel Regno Unito? Ma sono aspetti fondamentali per poter fare impresa. Io ricordo, sono arrivato qua nel 2003 con l'idea, come tanti, di starci poco e poi di rientrare in Italia, e poi che 6 mesi sono diventati 17 anni. Però una cosa che ho sempre apprezzato del Regno Unito è la semplicità su tanti aspetti. Cioè la tassazione è quella, è semplice, il costo del personale è quello, non c'è bisogno di fare calcoli troppo complessi, quindi si sa quali sono le regole del gioco. E poi bisogna saper giocare bene, in un certo senso è la situazione ottimale per un imprenditore sapere quelle che sono le condizioni, i costi che dovrà sostenere, il ritorno che potrà avere, e poi spetterà all'imprenditore saperli sfruttare. Anche dal punto di vista della certezza del diritto, il tutto si svolge in maniera molto veloce, molto breve, molto chiara, quindi questo dà tranquillità che se si dovesse entrare in situazioni di arbitrato, di litigio con qualsiasi altra parte, il tutto si sblocca in tempi brevi. Quindi sono, direi, fattori fondamentali per poter fare impresa. Benissimo. Londra e anche tutto il Regno Unito hanno subito delle grandi trasformazioni dopo il referendum, con alcuni settori storicamente trainanti ed in forte crescita, li citava lei prima, come la ristorazione e l'hotellerie, che hanno parzialmente purtroppo subito un rallentamento ed una serie di problemi legati proprio alla carenza di personale. In che modo questi settori stanno recuperando, ovviamente a parte la parentesi Covid-19, e se altri settori invece hanno visto un incremento delle loro attività?
Ma sicuramente il post referendum e soprattutto un anno e mezzo dopo il referendum, perché all'inizio si pensava un po' tutti che la situazione comunque si sarebbe evoluta senza grossi scossoni. Poi c'è stato il periodo in cui in realtà si vedeva che si andava sempre più verso questa uscita e si vedevano le difficoltà nelle negoziazioni da ambo le parti. Questo ha generato molta incertezza soprattutto nella fascia dei lavoratori medio-bassa, che poi in realtà sono quelli che fanno la massa critica in termini di lavoro, per settori strategici come quello della ristorazione, dell'hotelleria, quindi l'hospitality in genere. E c'è stato un periodo fino più o meno a un anno fa o giù di lì, dove effettivamente c'era una grossissima difficoltà nel trovare personale, anzi fino a settembre dell'anno scorso, perché molte persone in realtà facendo due conti in tasca, parliamo ripeto sempre della classe medio-bassa, quindi comunque di chi non guadagna tantissimo, vedevano due fattori. Da un lato l'incertezza sul loro futuro, perché non era chiaro se sarebbero potuti rimanere, non rimanere e così via, e dall'altro il fattore prettamente, squisitamente economico, che era la debolezza della sterlina, perché non ci dimentichiamo che pre-referendum la sterlina viaggiava nell'ordine di 1,35-1,40 e poi abbiamo avuto questo crollo che non si è più ripreso, insomma, cioè abbiamo continuato ad avere oscillazioni, ma un cameriere, facciamo un esempio banale, che avrebbe potuto scegliere tra fare la stagione in Spagna guadagnando più o meno quanto avrebbe guadagnato a Londra, ma con un clima diverso, la non necessità di condividere l'appartamento con tante altre persone e così via, ha fatto la scelta di spostarsi in Spagna. Da ottobre dell'anno scorso la situazione è parzialmente migliorata, perché poi si è capito che in realtà era molto spesso si stava ragionando di pancia e non di testa, che la situazione non era poi così drammatica. È ovvio che ad oggi la situazione Covid non aiuta, quindi diciamo che l'industria dell'ospitalità, che già aveva subito un rallentamento dovuto al post-referendum, adesso ha subito una forte battuta d'arresto. Settori che, dati alla mano, sembrano invece comunque continuare a fiorire sono tutti quelli del settore del fintech sostanzialmente, e le startup in genere, che continuano a vedere nel Regno Unito un terreno fertile per sviluppare le loro attività, proprio per quello che ci siamo detti prima, quindi tassazione bassa, costo del personale basso e soprattutto certezza del diritto. Infatti, nonostante la paura della Brexit, negli ultimi anni l'Italia è stata comunque uno dei maggiori investitori nell'economia britannica, creando circa 8.500 nuovi posti di lavoro. Quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando oggi in questo paese e quali soprattutto le opportunità per il nostro Made in Italy? Ma ad oggi, se le cose dovessero rimanere come sono e non abbiamo indicazioni diverse al momento, questi tre elementi che abbiamo indicato sono appunto gli elementi ideali per poter fare impresa. Se li oltretutto li abbiniamo al fatto che stiamo parlando comunque di un paese che ha un regime democratico e stabile, quindi non ci sono potenziali situazioni in cui un nuovo governo possa stravolgere queste regole del gioco, chiamiamole così. Quindi le opportunità continuano a essere assolutamente tante. Il Made in Italy, se non sbaglio, vede il Regno Unito come quarto paese in termini di esportazione. Quindi il post-Brexit, il post-uscita, potrebbe essere un'ulteriore opportunità. Non sappiamo ad oggi quali saranno le reali variazioni rispetto alle regole attuali, ma non ci dimentichiamo che comunque è un paese che continua a importare tanto, è un paese che ama il Made in Italy da sempre, e non solo per il discorso enogastronomico, ma in generale, e quindi ritengo che le opportunità possano quantomeno rimanere le stesse, se non addirittura rafforzarsi. Poi ci sarà sicuramente un periodo in cui dovremo assestarci rispetto ai cambiamenti che ci saranno, valuteremo, abbiamo adesso questi 6 mesi, quindi questa seconda parte dell'anno, per capire quali saranno i cambiamenti, ma ritengo che il Regno Unito, in particolar modo Londra, che da sempre è un punto di riferimento internazionale, possa rimanere di forte, forte interesse per il Made in Italy. Bene, la Camera di Commercio italiana per il Regno Unito, di cui, lo dicevamo prima, lei è il vicepresidente, è attiva dal 1886 e da allora è sempre vicina alle nostre imprese interessate a fare business nel Regno Unito.
In che modo avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia e cosa, se avete imparato, da quanto è successo? Allora, la Camera di Commercio ha una storia lunga e da sempre, come ha detto lei, è vicina alle aziende italiane che vogliono fare business nel Regno Unito, aziende a 360 gradi perché supportiamo tutti i settori sostanzialmente. Abbiamo reagito in maniera molto rapida e veloce, cercando di dare supporto ai membri attraverso quello che la tecnologia ci consente di fare, quindi tutta una serie di webinar realizzati ad hoc, quindi anche settoriali, che hanno dato informazioni ai membri e a potenziali membri su quello che era lo scenario, ma anche le opportunità. Devo dire che oltretutto abbiamo avuto un cambio di presidente l'anno scorso con un presidente che adesso è concentrato sul far sì che la Camera diventi sempre più in linea con quello che è il mondo che è cambiato, quindi la tecnologia piuttosto che altri settori che prima erano meno coinvolti. E la cosa importante è che abbiamo un piano di supporto per le aziende molto molto ambizioso, che in parte stiamo realizzando attraverso i webinar, ma che poi vedrà un impegno molto più attivo, molto più diretto, una volta che questa situazione rientrerà in parametri, diciamo, di maggiore normalità. Detto questo, la Camera continua a essere aperta, continua a ricevere richieste, continua a dare supporto, e ripeto, ma a tutti i settori a 360 gradi. Quindi rimane attiva nonostante la situazione d'emergenza. Benissimo. La vostra Camera di Commercio annovera oltre 450 soci che sono appartenenti a compagnie italiane, anglosassoni ed europee, tutti soggetti interessati ad espandere il proprio business nel mercato UK o a rafforzare anche i propri legami commerciali con l'Italia. In che modo fornite assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business nel Regno Unito? L'assistenza va sostanzialmente a 360 gradi, cioè da un primo contatto per capire quali sono le esigenze, le richieste dell'impresa che appunto voglia fare business, a poi dargli supporto, indirizzarlo a tutti quelli che sono gli altri soci con le competenze che hanno, perché poi anche l'obiettivo della Camera è far sì che ci sia un'azione di networking tra tutti i vari soci. Quindi, considerando appunto il portfolio di associati che abbiamo e che coprono effettivamente tutti i settori a 360 gradi, la Camera è in grado, attraverso un primo screening, che è appunto una prima chiacchierata col socio o potenziale socio per capire le esigenze, di metterlo nelle condizioni di trovare tutti gli elementi che gli servono per entrare nel mercato nel migliore dei modi o per rafforzarsi nel mercato, perché poi ovviamente non ci limitiamo ad aiutare esclusivamente i nuovi soci o i potenziali soci, continuiamo a fare un'azione costante di supporto ai soci esistenti attraverso l'organizzazione di eventi specifici, eventi networking, eventi a tema o anche lavorare su specifiche richieste che ci vengono fatte. Dottor T, possiamo suggerire delle regole d'oro, se ci sono, che un'impresa italiana che punti ad avere successo nel mercato anglosassone deve rispettare per evitare delle amare sorprese? Io dico sempre che dobbiamo prendere il meglio da entrambe le culture, nel senso che la cultura perfetta e il posto perfetto non esistono, però combinando il meglio delle due si può sicuramente fare bene. Quindi l'Italia è un paese fantastico, che ha una grandissima creatività, un livello di qualità nella realizzazione delle cose notevolissimo. L'Inghilterra è un paese molto pragmatico, dove ci sono delle regole semplici, chiare, ma che vanno comunque seguite e rispettate. Quindi la regola d'oro, direi, imparare a conoscere quelle regole prima di buttarsi in quel mercato, per evitare di approcciarlo con una mentalità che è troppo italiana per questo mercato. E poi è l'errore che hanno fatto in tanti quando sono venuti qua dicendo: un prodotto fantastico in Italia, siamo nel settore, non tengo conto di quella che è l'esigenza del mercato UK, ripropongo lo stesso prodotto, e poi ha scoperto che in realtà non funziona così. Quindi bilanciare il meglio delle due culture e delle due nomenclature. Bene, Stefano Potorti, grazie per questo viaggio virtuale nel Regno Unito, per averci raccontato quella che è la situazione attuale e quelle che sono le opportunità anche di crescita e sviluppo per il nostro tessuto imprenditoriale che voglia aprire attività nel Regno Unito. Grazie ai nostri ascoltatori, di nuovo grazie Potorti. Grazie a lei, buona giornata.